bisogna solo fare i complimenti. Ciao ragazzi e ben ritrovati al vostro Simon Intervista. Allora, notte di Champions, signori. Ho deciso di fare questo video piuttosto che farne uno e uno, perché la partita della Juve non l'ho vista tutta, anzi ne ho visto un quarto, ho visto dal 74esimo in poi. Quindi non posso giudicare tutta la partita. Invece ho visto tutta la partita dell'Atalanta, ragazzi, e... Atalanta che secondo me oggi ha veramente fatto un partitone, partita che tra l'altro è finita in questo momento, ha fatto veramente un partitone, ragazzi. Io penso che una partita del genere non se l'aspettava, non se l'aspettasse nessuno, cioè 1-1, ma poteva tranquillamente anche essere 2-1, ragazzi. Attenzione, è vero che comunque il Manchester ha avuto tante occasioni, ha sbagliato un calcio di rigore, però parte il calcio di rigore, vabbè che sì, Gabriel Jesus veramente, cioè, o peggio, cioè io li tiro meglio, veramente, quel calcio di rigore non era obbrobrioso, di più, cioè veramente bruttissimo, penso il calcio di rigore peggiore che abbiamo visto in tutta la mia vita. E quello ha stappato un po' l'Atalanta, diciamo, perché poi rientrano nel secondo tempo, boom, subito 1-1, e nel secondo tempo, ragazzi, Manchester City, sinceramente, non ricordo occasioni adesso a memoria, cioè, nel secondo tempo io ho visto Manchester City che, non so, forse si è adagiato un po' troppo sugli allori, visto il primo tempo che aveva fatto, forse ha pensato che il secondo sarebbe stata una passeggiata, ma come dico sempre io, come abbiamo visto anche nelle partite, nella partita dell'Inter, che vabbè, ne ho parlato nello scorso video, quindi recuperatevelo qua sopra, vi lascio qua il, diciamo, il link nelle schede, o qua, non lo so adesso, eh? E primo tempo 2-0, secondo tempo non scendiamo in campo, e le mie opinioni su quella partita le ho già espresse. Come in questo caso, Manchester City, primo tempo dominante nel primo tempo, poteva fare anche due gol se non avesse sbagliato il calcio di rigore. Secondo tempo non è sceso in campo, perché diciamoci la verità, raga, nel secondo tempo che ha fatto il Manchester City poco niente. L'Atalanta veramente meritava, secondo me, il pareggio, l'ho ottenuto, e contro una squadra del genere, anche se non porta comunque a come si dice, non porta a risultati, a buoni risultati per quanto riguarda la classifica, perché adesso l'Atalanta fondamentalmente oggi ha preso il suo primo punto in Champions della storia, ma è un punto che francamente non serve a poco, perché tra l'altro hanno pure pareggiato lo Shakhtar e la Dinamo Zagabria, a meno che adesso non ci siano stati risultati clamorosi, vediamo subito, ma dubito sinceramente, perché poco prima di fare il video aveva pareggiato il lo Shakhtar Donetsk, che infatti ha pareggiato 3-3, e quindi praticamente la classifica, ragazzi, adesso vediamola velocemente, recita: Atalanta ultima un punto, e lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria a 5, e il Manchester City, vabbè, a 10. Non è una classifica, raga, buona per l'Atalanta, ma penso che fosse anche pronosticabile. Allora, io sinceramente mi aspettavo almeno l'Europa League, comunque, in un girone del genere l'Atalanta oggi ha fatto un partitone, ma l'Atalanta secondo me ha sbagliato le partite contro la Dinamo Zagabria e contro lo Shakhtar. Quelle saranno le partite importanti, perché se tu mi perdi 4-0 contro la Dinamo Zagabria, che ok, è una buona squadra e questo nessuno lo discute, ma 4-0, regà, non è pesante di più. Cioè, contro il Manchester City oggi hai pareggiato 1-1. È vero che l'andate perso 5-1, però con Manchester City ci può sta, ma con la Dinamo Zagabria 4-0 francamente la vedo difficile. Contro lo Shakhtar c'è avuto sfiga, e su questo penso sia poco da dire. Contro lo Shakhtar la gara Atalanta meritava la vittoria, senza se e senza ma. Lo Shakhtar ha avuto una botta de culo al 90esimo e basta. Poi sì, il pareggio, insomma, però è stata anche abbastanza sfortunata. Adesso diciamo che si va a giocare a qualificazione contro lo Shakhtar e la Dinamo Zagabria. Lo Shakhtar ce l'avrà fuori casa, e lì è il problema, perché insomma in Ucraina non è mai facile. E la seconda ce l'ha in casa, e lì forse può fare qualcosa in più, perché se oggi hai pareggiato contro il City, raga, non ti puoi porre limiti contro la Dinamo Zagabria.
Cioè, devi vincere se vuoi almeno andare in Europa League. Però, ecco, sinceramente non mi sento dire che l'Atalanta adesso ha fallito perché nessuno si aspettava che l'Atalanta andasse agli ottavi, ma al massimo in Europa League, per come erano le premesse. Regà, l'Atalanta è il primo anno in Champions, non è che ti puoi aspettare che faccia chissà che. È normale, è perfettamente normale. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, la Juventus si qualifica agli ottavi con un turno d'anticipo. No, scusate, con due turni d'anticipo. Sì, con due turni d'anticipo perché deve giocare ancora con l'Atletico in casa e con il Bayern fuori casa, vincendo a Mosca contro la Lokomotiv di Mosca per 2-1 al 93esimo, gol bellissimo tra l'altro di Douglas Costa, però ecco, pure qua ci sono stati due gol abbastanza fortunosi, sia quello della Juve che lì fa una paperata assurda. Il portiere che adesso non ricordo il nome, francamente, e poi anche il pareggio come cazzo era, si chiama, della Lokomotiv, abbastanza fortunoso perché insomma lì prende il palo, la palla gli ritorna proprio sul piede e segna a porta vuota. Poi il gol del 2-1 è una perla, regà, una perla che, ripeto, la Juve c'è giocatori che ti risolvono la partita. Questo è quello che c'ho in Europa, no, purtroppo è quello che c'ho in Europa. Noi interisti, intendo, non ce l'abbiamo. È normale che poi purtroppo i risultati non arrivano. Però ecco, io non è che mi aspettassi quest'anno intendo l'Inter, non è che mi aspettassi quest'anno di passare gli ottavi. Cioè, il girone era già difficile all'inizio, cioè Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga è per il secondo anno consecutivo il girone peggiore che possa capitare. Quindi, cioè, già partendo così. Però la Juve invece ha un girone già più agevole, infatti l'ha passato senza troppi problemi. Certo, faticando, perché contro la Lokomotiv, secondo me ha faticato più con la Lokomotiv nelle due partite, sia all'andata che al ritorno, forse pur più all'andata, che contro l'Atletico Madrid. Questa cosa, boh, è preoccupante, che tra l'altro l'Atletico Madrid ha pure perso a Leverkusen, quindi vabbè. Detto questo, ragazzi, come al solito, nei commenti mi scrivete quello che ne pensate di queste due partite della situazione Champions, delle italiane Champions, delle italiane, perché domani c'è l'Europa League e vedremo come andranno, perché in Europa League pare che la snobbano, ma speriamo di no, perché insomma è ora che ci facciamo sentire pure in Europa League. Però come al solito iscrivetevi al canale, attivando la campanellina per stare sempre aggiornati su tutti i miei video, mi piace, Instagram sta in descrizione e come al solito noi ci rivediamo in un prossimo video.